già tenuto. Stavolta sì. Prova prima. Poi quando picchi davanti vai giù di più. Piega ancora di più. Sì. Così che e quando poi. Movimenti c'erano, però l'hai fatto troppo, troppo in anticipo, troppo presto, hai già schiacciato giù là. Parti un po' più sotto. Io col corpo. Ma come trova tanto? Vediamo, poi prova a fermarti. Più riesci a lanciarti su e più vai su. Prova a fermarti. Prova a fermarti. E farlo da fermi poi. Malissimo, no, ho fatto proprio una merda. Lo schifo proprio. E così però un po' di frizione, vedi che gliela devi dare. Ah, vabbè, che senso cambia ritmo? È fisico, capisci che non sei a posto. Sì. Vedi come fai bene colpo, poi ma perché adesso funziona. Sì. Invece prima lo facevo con Paolo, schiacciavo tutto, caricavo e poi adesso la lascio puntata.
Sì. Così si riesce a lanciarla su. Capisco, ma la ruota dietro dov'è che arriva? Sullo spigolo? La tua, sì. Devo provare a vedere se va su di più. Provare a tenerla su però. Oh! Che botta! Che botta che ti fa! Sul bagno lo senti! Sul bagno lo senti bene! Eh sì, impari bene il movimento, no? Bravo. Del caricare, bravo. E ogni tanto bisogna mettersi qua anche a fare quelle cose qua. Allora impari bene anche tu. Eh sì, capire dove. Non vale la pena stare a fare il quintale. No, non c'è. No, perché no. Prima devi imparare i movimenti su quello, dopo pian piano ti alzi di livello. Sì. Ma se li impari su questi, non fai più neanche colori. Perché dopo va insieme. Eh sì. Mauro fa uno e due. Figa. Che è Mauro? Cosa c'ha il baro?